il presidente della regione siciliana. Intanto ci vogliamo scusare per il ritardo. Ragazzi, se voi vi organizzate per fare che possiamo. Possiamo organizzarci, perfetto. Otto. Molto rapidamente, noi oggi siamo a Taormina dopo qualche mese dalla mia ultima visita a Taormina. Vorrei innanzitutto salutare il sindaco e ringraziarlo per la sua presenza qui e dire che è stato particolarmente bello per noi vedere dall'esterno le immagini di come Taormina abbia accolto i leader del G7. Una straordinaria esperienza e un modo con il quale la vostra città ha dato un segnale di forza per la Sicilia al mondo. Quando si è scelto Taormina come sede del G7, qualcuno ha storto la bocca. Io dico che Taormina ha dato una lezione di bellezza al mondo intero e credo che sia una cosa particolarmente significativa per noi. Perché è la prima volta che qui ritorno e torniamo, avevamo immaginato di presentare il libro, abbiamo cambiato in corsa per ovvi motivi, perché questa è l'occasione dove prima ancora di parlare di politica nazionale, credo che la scelta finalmente ufficiale del Partito Democratico e degli altri alleati della coalizione, degli altri amici che stanno con noi, di individuare la guida della presidenza della regione siciliana per le elezioni del prossimo 5 novembre il magnifico rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micheli, sia una scelta straordinariamente bella, importante e positiva. Io sono soltanto qui come uomo che fa un grandissimo bocca al lupo a Fabrizio e a tutti e a tutti voi, perché questa mattina adesso ce l'avete in mano tutto e tutti voi, ce l'abbiamo tutti in mano. È evidente che qualcuno in questa fase, in questa stagione sta dicendo però qui la vicenda siciliana è una vicenda importante per l'Italia. Tutto ciò che accade in Sicilia è importante per l'Italia, questo è evidente. Ma lasciatemelo dire, non permettete a qualche politico nazionale di trattarvi da cavia. La Sicilia non è una cavia. In ballo non c'è lo stress test per le elezioni nazionali. In ballo non c'è la discussione politica per queste o quelle alleanze. In ballo in Sicilia c'è il governo dei prossimi 5 anni della vostra terra. E questo è il punto fondamentale, perché se utilizzate le elezioni regionali come test per quelle nazionali, come vorrebbe fare qualcuno, politico e talvolta anche amico operatore della stampa, stiamo in realtà commettendo un clamoroso errore. E il clamoroso errore è che fa del male ai siciliani, perché qui si tratta di capire come creare lavoro in questa terra, come impedire che i giovani se ne vadano, come investire sull'innovazione, come garantire benessere e sviluppo non soltanto con il turismo ma anche con il turismo, come lavorare tenendo insieme l'agricoltura, oggi abbiamo organizzato perché piovesse dopo un po' di tempo, ma l'agricoltura collegata alle start-up, ma all'artigianato collegato al futuro delle nuove generazioni. È questa la discussione in ballo in Sicilia. Non il test, non è un sondaggio sulle politiche nazionali. Allora, sulla base di questo, io voglio ringraziare il presidente uscente Rosario Crocetta per aver fatto un gesto di disponibilità e di grande serietà. Qui va il nostro grazie e la riconoscenza del PD. Il Partito Democratico, insieme a una coalizione più ampia, ha fatto una scelta, che è quella di affidarsi a una persona competente che incarna un messaggio di capacità amministrativa e contemporaneamente di novità e che ha un progetto per la Sicilia che nei prossimi mesi tutti insieme verificherete e costruirete. Micheli è la novità di questa elezione regionale. C'è chi si è candidato 4 volte alla presidenza della regione, dalla serie Riprova sarai più fortunato. C'è chi si è candidato 2 volte. Gli altri avversari vengono comunque da un'esperienza politica molto forte. La novità è Micheli. E aggiungo che c'è un secondo elemento sul quale ciascuno di voi dovrà riflettere e dovrà lavorare, che è quello della competenza. Per guidare la regione siciliana
Occorre avere un elemento, una visione internazionale, una capacità di attenzione alle piccole cose, che non si improvvisa. Proprio nei giorni scorsi c'era uno straordinario articolo sul rischio del rifiutare la competenza. La competenza non può essere una parolaccia. L'improvvisazione al potere, lo dico pensando ad alcune importanti città governate dai nostri amici del Movimento 5 Stelle, sta producendo i risultati che vediamo. Per svolgere un certo ruolo occorre avere una capacità grande, una competenza, una professionalità. E il terzo e ultimo punto, qui c'è una squadra. C'è la novità, c'è la competenza, ma c'è anche una squadra che è tranquillamente nelle condizioni di giocarsi questa partita. Allora, a fronte di tutto questo, io termino qui. Fabrizio Micheli non è il candidato che ho scelto io, come ha detto qualcuno, ho scelto qualcuno a Roma, anzi, noi ci siamo incontrati prima di oggi soltanto una volta, 22 ottobre, e ho avuto l'onore da Presidente del Consiglio, l'alto onore di inaugurare l'anno accademico dell'Università di Palermo, ma quando la coalizione ha immaginato un percorso civico, un percorso diverso da quello tradizionale, anche chiedendo a tanti amici di fare un passo indietro, io credo che sia stato uno straordinario segnale di disponibilità da parte di Fabrizio, di disponibilità da parte della coalizione, quello di riuscire a inventarsi in poche settimane una soluzione profondamente innovativa, profondamente competente e capace di valorizzare la squadra. E allora adesso la partita ve la giocate voi, l'Italia sta ripartendo, piano piano sta ripartendo, purtroppo è divisa in due ancora, il sud viaggia ancora troppo piano rispetto al nord. I dati dell'economia sono impressionanti, ci avevano detto che avremmo bloccato il paese, noi l'abbiamo preso che eravamo almeno 2%, ora è più 1,5%, ci sono 918.000 posti di lavoro in più, però il problema è che c'è una divisione pazzesca tra nord e sud. Veneto, Lombardia, Emilia Romagna viaggiano a una velocità superiore alla media tedesca. Le regioni, alcune regioni del Mezzogiorno, ancora non riescono a tirare fuori tutta la forza che possono sprigionare. Io penso, lo dico con molta sincerità, che questa sia un problema naturalmente, ma sia anche un'opportunità. Perché se utilizziamo un progetto Sicilia in grado di avere una visione non superficiale, una visione di lungo periodo, a mio giudizio avete tutte le condizioni per recuperare il gap e per rilanciarvi. Quindi, se la ripresa c'è e la ripresa in Italia c'è, tocca adesso a chi ha voglia di crederci mettersi in gioco, rinunciando alla rassegnazione, alla lamentazione, alla polemica, valorizzando i ragazzi, le ragazze e i ragazzi più giovani. La foto di gruppo di questa campagna elettorale di Micheli sarà sempre e comunque una foto di gruppo con le persone che vengono dal mondo politico, come è giusto che sia, ma anche con le donne e gli uomini della società civile. Questo è molto importante rispetto anche ad altre foto di gruppo che abbiamo iniziato a vedere in questi giorni. Io ho scritto il libro che si chiama Avanti, vedo alcune foto e vedo che c'è gente che vuole tornare indietro, che vuole tornare a qualche anno fa, gente che ha già avuto l'occasione di apertura. A tutti e a tutti voi il compito di mettervi in gioco, a Fabrizio Micheli un grande in bocca al lupo, grazie, perché aver accettato questa sfida richiede coraggio, entusiasmo e competenza, ma il coraggio non è facile in questo periodo da trovare in politica. Sono contento di Fabrizio di accettare.